un angelo spiegò alle donne che Gesù era davvero risorto e loro andarono ad annunciarlo. Gesù stesso apparve loro e dopo la paura iniziale Gesù spiegò ogni cosa a loro e li rassicurò e fece vedere anche a Tommaso che era realmente risorto. Poi, con calma, spiegò loro che egli avrebbe dovuto salire al Padre suo in cielo e loro avrebbero portato a tutto il mondo l'annuncio del Vangelo. Ma Gesù desidera che i suoi discepoli siano con lui sempre, meglio che lui sia sempre con i suoi discepoli. E così, lasciato il cenacolo, si dirige su una collina e ancora una volta lì spiega ai suoi discepoli e affida a Pietro il compito di guidare il gregge mentre lui sale al Padre suo e Padre nostro, promettendo di essere sempre vicino a loro in ogni istante dal cielo. E in quell'istante una nube di luce lo avvolse e lui salì al cielo. Dal cielo continua a seguire i suoi discepoli e dal cielo farà arrivare il dono dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste, che renderà i discepoli capaci e gioiosi di annunciare Gesù fino ai giorni nostri, quando, anche attraverso l'annuncio di tanti, la parola di Dio con gli Atti degli Apostoli, scopriamo come la Chiesa crebbe